Seconda parte su come attrezzare la nostra ciclo-officina. Non vi nascondo che la prima puntata non mi ha del tutto soddisfatto, ma del resto lì mi rivolgevo a chi non è interessato a svolgere grosse operazioni di manutenzione, giusto un kit essenziale per poter pedalare in sicurezza e godersi la propria bicicletta. E poi, chissà, in fin dei conti forse hanno ragione loro. Noi oggi vedremo la trasmissione, l'argomento in assoluto più complesso, non perché la trasmissione sia complessa in sé, in fin dei conti, guarnitura, catena, marcopignoli, cambio, quelli sono gli elementi, ma perché, come sappiamo, ogni produttore utilizza una tecnologia propria, per esempio per il montaggio della guarnitura. Una cosa è avere una bicicletta con su installata una guarnitura Shimano, un'altra averla con una guarnitura Campagnolo oppure con un ologramma di Cannondale, insomma. Non è semplice la cosa, però cercheremo di venirne a capo tenendo presente due aspetti fondamentali. Il primo, che nemmeno io, che comunque ho una buona dotazione di utensili, ho tutto e posso coprire quindi qualunque tipo di standard. Il secondo è che noi vedremo solo ed esclusivamente gli attrezzi, non vedremo come utilizzarli. Ma questo non per cattiveria, esistono già sia sul blog che su questo canale YouTube tutti gli argomenti relativi. Ogni attrezzo che noi vedremo fra poco è stato utilizzato nella creazione di articoli o video, oppure articoli e video, quindi il principio di funzionamento, come utilizzarlo, è già stato pubblicato e non perderemo ulteriore tempo a vederlo qui. Una cosa però, nel momento in cui noi decidiamo di lavorare sulla trasmissione, è fondamentale avere un buon cavalletto per la manutenzione. La bicicletta deve stare in ruota all'aria, altrimenti le regolazioni, gli smontaggi, eccetera, sono di fatto impossibili. Anche per quanto riguarda i cavalletti, ci sono delle recensioni, ci sono dei video che aiutano con dei criteri, con dei consigli nella scelta del cavalletto più adatto alle nostre esigenze, però mi raccomando, dotarsi sempre di un cavalletto. Ultimo consiglio. Nella scelta degli utensili necessari alla trasmissione è fondamentale, come ho detto prima, conoscere che tipo di trasmissione abbiamo, perché ogni produttore è differente dall'altro. Questo che cosa significa? Che l'acquisto delle cassettine già belle e pronte, come si vedono spesso, io francamente non lo consiglio, a meno che non si ha la fortuna di possedere esattamente la bicicletta adatta a quegli standard. La maggior parte di quegli attrezzi possono rivelarsi del tutto inutili, quindi acquisti mirati, e mi raccomando, nel caso degli attrezzi della trasmissione, ma questo vale sempre per qualunque tipo di attrezzi, la qualità, perché un estrattore con dentini troppo morbidi che possono danneggiarsi significherà non riuscire a smontare efficacemente la ghiera pacco pignoni e quindi si rivelerà inutile. Questo video sarà un po' più lunghetto, quindi non vi rubo altro tempo con l'introduzione e iniziamo. Partiamo dalla catena. Il componente è apparentemente più semplice, ma anche qui abbiamo la prima differenza. Il sistema di chiusura della catena può essere o con pin o con missing link, quella che erroneamente viene definita falsa maglia. Bene, partiamo da quest'ultima ipotesi. Sia per aprire che per chiudere una falsa maglia esistono delle pinze specifiche che hanno un principio di funzionamento ovviamente differente. Questa è per aprirla e infatti, come vedete, stringe. Questa invece è per chiudere e infatti, come vedete, allarga e quindi manda la falsa maglia, lo dico oramai pure io, abbattuta. Esistono anche delle pinze a tre becchi, con un solo attrezzo puoi aprire o chiudere, io semplicemente non mi ci trovo perché mi confondo sempre. Nel caso in cui invece abbiamo una chiusura a pin, ci serve uno smagliacatena. Però anche qui dobbiamo utilizzare delle accortezze nella scelta. Lo smagliacatena deve essere nella misura capace di gestire il numero di velocità della nostra catena, perché se la dimensione in lunghezza della maglia è standard, la sua larghezza no, di conseguenza anche la larghezza del pin, ossia del chiodino che mantiene in sede le maglie. Per esempio, noi qui vediamo su questo smaglia catena una dicitura che ce lo riporta come adatto alle 9, 10, 11 e 12 velocità. Nella scelta dello smaglia catena, mi raccomando, a parte la robustezza, assicuratevi che il pin, ossia questo chiodino che serve a spingere verso l'esterno il pin della catena, sia sostituibile. Infatti noi sappiamo che poniamo la maglia su questi dentini, iniziamo ad avvitare, in questo modo il pin viene via. Bene,
questo chiodino si usura con l'utilizzo, quindi sceglietene sempre un tipo che abbia questo pezzo sostituibile in modo tale che cambiamo lui e non cambiamo tutto quanto lo smaglia catena. Un attrezzino che è comodo indipendentemente se abbiamo falsa maglia o pin è questo uncino, non fa altro che tenere uniti i lembi della catena una volta che l'abbiamo aperto. Me l'avete visto utilizzare in tante foto e video. Infine, per misurare la lunghezza, l'usura quindi della catena, può far comodo avere un calibro dedicato. Il principio di funzionamento è molto semplice: un dentino si inserisce nella catena, l'altro andrà a impegnare un altro spazio tra le maglie a seconda di quanto penetri in profondità. Qui c'è un riferimento grafico, spero che si riesca a vedere. Beh, ci dice che a seconda di quanto penetra all'interno della catena abbiamo una percentuale di usura. Quindi scopriamo in maniera rapida e veloce se la nostra catena è da sostituire. Dalla catena passiamo alla guarnitura. L'ipotesi più semplice, una guarnitura a perno quadro. Vi ricordo che sono presenti video e articoli che mostrano come utilizzare questi attrezzi. Per una guarnitura a perno quadro ci serve un apposito estrattore. Come funziona? Qui abbiamo una filettatura che andrà ad avvitarsi sulla pedivella in un foro filettato apposito. Avvitando questo secondo elemento così, noi andremo a battuta contro il perno del movimento centrale. In questo modo pedivella e guarnitura verranno via. Mio consiglio, ovviamente oltre sempre alla qualità, acquistatene uno con l'adattatore per il perno quadro Octalink, che è una misura un po' più larga, e in questo modo, vedete, questo si fissa qui, adesso lo tiro un po' fuori così si vede meglio, magnetico, e riesce ad avere una battuta migliore. Se invece di un perno quadro abbiamo una guarnitura Shimano Hollowtech, quindi quella con il perno passante, ci servono due chiavi a brugola da 5, quindi attrezzi non specifici, e un attrezzino invece per svitare il bullone in nylon presente sulla pedivella sinistra. Questo è quello originale Shimano, ci sono anche altri produttori, ma il disegno è praticamente lo stesso. Mi raccomando, prima di allentare il bullone in nylon, allentate sempre le due brugole contrapposte da 5 sulla pedivella sinistra, altrimenti il fatto che mantengano in tensione chiusa di fatto la pedivella sull'asse rende difficoltoso smontare quel bullone. Il principio di funzionamento è lo stesso anche per altri produttori. Questo per esempio è lo stesso di Prowell, che però ha una foggia differente, cioè anche qui abbiamo un bullone in nylon sulla pedivella sinistra che deve essere allentato, però come vedete l'ingaggio è del tutto differente. Se la nostra guarnitura invece è una campagnolo ultra torque, tutto quello che ci serve è una chiave a brugola da 10 che abbia però una buona leva. In questo modo noi potremo svitare il grosso bullone centrale che mantiene i due semiassi della guarnitura e pedivella, e il tutto verrà via a mano. Prima però ci serve anche una pinza a becchi sottili per rimuovere la clip di sicurezza presente sulla calotta movimento. Se invece del raffinato Ultra Torque abbiamo il cervellotico campagnolo Power Torque, beh, questi sono gli attrezzi che ci servono per poter smontare la guarnitura. Ora, un estrattore specifico, un elemento che deve andare a battuta, questo che serve a mantenere in tensione i braccetti, le protezioni per evitare di danneggiare la finitura superficiale della pedivella. C'è ovviamente articolo, c'è video sul blog, su questo canale, su per indicare come utilizzare questo attrezzo. Rilevo però che da un punto di vista ingegneristico non è una soluzione delle più felici, e il semplice fatto che sia stato necessario creare delle protezioni per evitare in fase di smontaggio che si danneggi la finitura superficiale delle pedivelle significa che francamente è un sistema completamente sbagliato, ma comunque noi ci dobbiamo convivere. SRAM non richiede utensili specifici, ha una semplice vite autoestraente, è una brugola, serve una chiave da 8. Vi ricordo che la procedura è chiaramente spiegata in video e articoli sia qui che sul blog. Un altro sistema è quello Hologram, che richiede questi due piccoli attrezzi. Vi ricordo che anche per questa procedura c'è articolo e video dedicati.
Come funziona? Beh, si avvita prima questo all'interno della guarnitura della pedivella e poi ci si avvita questo sopra. Inserendo una chiave a brugola si andrà a ingaggiare questo elemento inserito all'interno che fungerà da estrattore vero e proprio. Una volta rimossa la guarnitura può essere necessario rimuovere le corone. Beh, solitamente sono avvitate con una brugola e una vite dall'altra parte che ha un intaglio piuttosto grande nella maggior parte dei casi, quindi ci serve un attrezzo come questo, altro non è che un semplice giravite, però come vedete ha un dimensionamento molto più generoso. Nel caso invece di corone che siano a montaggio diretto, direct mount, beh, qui esistono diversi standard, io ve ne posso mostrare due. Questo è quello Shimano, questo è quello Hologram. Praticamente è una ghiera che è fissata dietro nella zona posteriore, lì dove c'è l'asse, e che mantiene in posizione le corone. Il disegno, come vedete, è differente. Attenzione, perché se qui è impossibile sbagliarsi, questa invece, che è l'attrezzo specifico per il Direct Mount Shimano, ha un disegno che somiglia moltissimo a quello delle calotte in movimento, ma il dimensionamento è diverso. Si può notare qui, vedendo a confronto con una chiave proprio per calotta movimento Shimano, come il diametro sia differente, quindi mi raccomando, non fate confusione. Dalla guarnitura spostiamoci al pacco pignoni. Ci serve anzitutto una chiave a frusta, serve a mantenere fermo il pacco pignoni quando noi andiamo a svitare la ghiera. Attualmente è possibile reperire in commercio delle pinze che hanno la stessa funzione, sono un tradizionalista, continuo a utilizzare la chiave a frusta. Mentre invece per quanto riguarda la ghiera pacco pignoni, anche se appaiono simili tra loro a seconda del produttore, nella realtà non lo sono, ci sono delle differenze dimensionali nell'ingaggio. Qui abbiamo due estrattori specifici, questo qui è per lo standard Shimano SRAM, questo invece è per campagnolo. Come vedete variano nella dimensione e nei dentini di presa. Questo può essere utilizzato anche per alcuni movimenti centrali, quindi mi raccomando la marca del pacco pignoni, altrimenti l'estrattore risulta sbagliato. Se invece di un pacco pignoni abbiamo una ruota libera, quindi da 1 fino a 7 velocità in alcuni casi, la foggia della ghiera può essere completamente differente, soprattutto se la bilice è vecchiotta. Gli standard erano tantissimi, qui abbiamo solamente un esempio. Qual è il problema di questi estrattori? Che quando noi vediamo la foto magari in rete ordinando l'attrezzo appaiono tutto sommato simili, identici. Per esempio questi qua, adesso al di là del colore esistono anche dello stesso identico colore, beh, quando vediamo la foto non riusciamo a capire la differenza dimensionale, ma sono tutti e due a due denti, ma ovviamente hanno una misura diversa. Quindi quello che dobbiamo fare nel selezionare l'attrezzo giusto, beh, innanzitutto vedere la marca ovviamente della nostra ruta libera, però a volte la bici è vecchiotta, è illeggibile, non riusciamo a capirlo. Allora cosa facciamo? Dobbiamo vedere il numero di denti di presa sulla ghiera presente sulla ruota libera e misurarne il diametro e confrontarlo con il diametro dell'attrezzo che stiamo andando ad acquistare. Gli attrezzi di migliore produzione, o per meglio dire le marche con attrezzi di migliore produzione, indicano sempre la misura, quindi il diametro del loro estrattore, e questo, vi ripeto, è solo una piccola parte degli standard presenti. Ci sono poi ipotesi del tutto particolari. Questo per esempio serve a smontare la ghiera del pacco pignoni Maillard, marca francese di tanti anni fa. Il mozzo elicoidale è un attrezzo praticamente quasi impossibile da trovare, io me lo trovo giusto perché la mia Peugeottina utilizza questo sistema. Esiste un'ulteriore possibilità per alcune ruote libere, ossia quei pacchi pignoni dove il meccanismo di rotazione è interno stesso al pignone, non con corpetto sul mozzo.
Questo per esempio è per Shimano da 5 a 7 velocità. Ve lo confronto con quello per la ghiera movimento centrale, anche se mi rendo conto che dalle immagini è difficile rendersene conto. Beh, in realtà c'è una differenza dimensionale nel disegno. Se vedete, i dentini non coincidono proprio in maniera precisa, però è anche vero che con questo attrezzo che serve alla ghiera movimento, beh, ce ne sono alcuni che sono dimensionati in modo tale da riuscire a gestire sia la ghiera del movimento centrale, quelli a cartuccia, quelli sigillati, quindi, che la ghiera della ruota libera 5-7 velocità. Chiudo con un'ultima notazione, anche se questa in effetti sarebbe dovuta andare all'inizio, perché nel momento in cui andiamo a smontare una guarnitura è bene togliere prima i pedali. Ci serve una chiave specifica, meglio se ha buona leva. I pedali possono avere doppio ingaggio o con un bullone solitamente da 15, ma a volte può essere anche da 16 su modelli più vecchi. Anche per la tecnica di smontaggio dei pedali ci sono video e articoli sul blog, oppure può avere l'ingaggio interno, ossia posto nella zona posteriore del pedale, ed è solitamente un ingaggio a brugola che varia da 6 a 8. Per oggi mi fermo qui. Catena, pacco pignoni, pedali. Non voglio confondervi ulteriormente con il movimento centrale, che vedremo invece in una prossima volta. Questo perché? Perché alcuni attrezzi hanno una foggia simile, quindi meglio non aggiungere confusione a quella che ho già creato. Vi ricordo però ancora una volta che tutti gli attrezzi visti finora e quelli che vedremo in futuro nei prossimi video sono stati utilizzati per la creazione sia di video su questo canale YouTube che articoli officina del blog. In alcuni casi non c'è il video, c'è solo l'articolo, perché si tratta di argomenti più vecchi, non ho più quel materiale per poter lavorare e quindi girare un video. Ma tra i link che vi lascio qui nella pagina di questo video e il blog potete sicuramente coprire ogni esigenza. Quindi, se vedendo questo video identificate un utensile che faccia al caso vostro, beh, il mio consiglio è quello di andarvi poi a cercare l'articolo o il video che trattano come utilizzare quell'attrezzo in maniera corretta. La prossima volta, come ho detto, ci dedicheremo al movimento centrale. Quindi, per adesso vi lascio, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!